Nella speciale classifica della governance poll stilata del Sole 24 Ore, che misura il gradimento dei primi cittadini, aumenta del 2,3% i suoi consensi il sindaco di Benevento Clemente Mastella rispetto al 52,7% ottenuto al ballottaggio dell'ottobre scorso. Ringrazio i cittadini di Benevento per la fiducia che mi stanno accordando, così Clemente Mastella. Evidentemente apprezzano gli sforzi che insieme all'amministrazione che mi onoro di guidare stiamo profondendo per cercare di risollevare Benevento dal baratro in cui era precipitata fino al 2016. Clemente Mastella continua ad avere la fiducia della maggioranza assoluta dei beneventani, anzi rispetto alle elezioni di ottobre scorso il sindaco ha incrementato di oltre 2 punti percentuali il proprio gradimento, così in una nota la segreteria provinciale di Noi di Centro, che commenta i dati di Governance Poll, l'indice di gradimento dei sindaci pubblicato dal Sole 24 Ore. È un risultato importante in linea con la sintonia che quotidianamente Mastella con i beneventani. Basti pensare che su 78 comuni testati, soltanto in 17 casi la fascia tricolore ha aumentato il gradimento e tra questi Mastella con il 6° miglior aumento percentuale. Sono 4.837 i nuovi positivi al Covid in Campania su 12.835 test eseguiti. Il tasso di incidenza tocca un ulteriore picco al 37,6%. Le vittime sono 10. Restano invariati i ricoveri nelle terapie intensive che si attestano a quota 33, mentre prosegue il trend di crescita dei ricoveri in degenza che sono 540. Impennata di ricoveri nei reparti Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Pio, dove si registra l'accesso di ben 8 nuovi ricoveri, 4 sanniti e 4 di altre province. Complessivamente sono 34 i positivi, dei quali 23 sanniti e 11 di altre province. Nel report figura una sola dimissione. In queste settimane abbiamo avuto manifestazioni, spettacoli con decine di migliaia di persone, lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. C'è stata una banalizzazione del problema coronavirus. Il virus sarà pure meno aggressivo dal punto di vista della ricaduta sanitaria, ma intanto abbiamo già i posti letto Covid tutti occupati. Bisogna fare attenzione e guardare al futuro, proteggerci oggi per evitare un peggioramento poi. In ossequio alla disposizione di legge che contempla la conclusione di accordi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Aldo Policastro, e il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, Mario Ferrante, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per l'effettuazione di accertamenti medico-legali. Tale accordo consentirà alla Procura di fare riferimento all'unità di medicina legale del presidio ospedaliero. Nel fine settimana i carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio straordinario nella Val Fortore, controllando 86 persone, 80 veicoli e 10 esercizi pubblici. Sono state levate 14 sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada per oltre 5.000 euro. In particolare sono state ritirate 3 patenti di guida per sorpasso pericoloso in curva e su striscia continua ed una patente in quanto scaduta di validità. Sono state sequestrate amministrativamente 4 automobili che circolavano senza assicurazione. L'Asia rende noto che la telecamera del sistema di videosorveglianza installato presso l'ecopunto di Contrada Cardoncelli, il furto effettuato tranciando il palo, è stato scoperto grazie alla segnalazione di un cittadino giunta al call center aziendale. L'azienda ha già provveduto a sporgere denuncia contro ignoti ed è all'opera per rendere l'impianto nuovamente operativo. La Gesesa comunica che nei giorni di mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, dalle ore 10 alle ore 18, nell'ambito dei lavori di spostamento delle condotte idriche principali a servizio del comune di Telese Terme, a ridosso del Rio Grassano, lungo la strada provinciale 79, si verificherà sospensione della fornitura idrica lungo Viale Europa dal civico 73 al civico 79, bocciodromo e palestra. Si verificheranno fenomeni transitori di bassa pressione su tutto il territorio urbano nelle fasce orarie su indicate. Per qualunque segnalazione 851 17 17. È Teresa Romano, la presidente della sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento. A deciderlo l'assemblea della sezione riunitasi per il rinnovo degli organi.
I volontari della Lipus Annita ancora in campo per aiutare gli animali selvatici in difficoltà. Stavolta ad essere soccorsi sono stati 6 uccelli rapaci e 2 piccoli di altre 2 specie. 3 rapaci e 5 erano esemplari di gheppio e 1 di gufo comune. In più ad essere aiutati sono stati un rondone e una ghiandaia. Tutti e 5 i gheppi provengono dalla Valle Telesina. Tutti gli animali sono sotto osservazione, monitorati e saranno curati per poi essere rifocillati e rimessi in libertà. Firmato a Palazzo Mosti il contratto per l'affidamento dei lavori concernenti il recupero e la riqualificazione del pattinodromo. Si tratta di uno dei 13 interventi inseriti nel PIX, il programma integrato Città Sostenibile di Benevento, orientati al proseguimento di obiettivi di crescita socio-economica per il miglioramento della qualità di vita ed efficienza. Sarà la ditta RM Costruzione di Castelvenere a rigenerare la struttura di Via Mustilli attraverso interventi dall'importo complessivo di 1.500.000 euro. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM è poltrone e sedute direzionali ed operative per tutte le esigenze, con schienale regolabile per una corretta postura. Sedute a tesa, in tutte le colorazioni e materiali. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37 Benevento. Noi di Banca Popolare Pugliese offriamo ai nostri clienti un servizio premium di private banking, con consulenza di portafoglio avanzata e personalizzata. Anche così il Mezzogiorno cresce. Banca Popolare Pugliese, nel grande Mezzogiorno d'Italia. Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere abbonamento insieme per la stagione 2022-2023, raggiunta quota 4.260 iscritti. È iniziata la nuova stagione sportiva dei giallorossi, che si sono sottoposti alle prime visite mediche. Il pre-ritiro procederà alla partenza per Cascia, fissata lunedì 11 luglio. Presente con i calciatori il tecnico Fabio Caserta. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM è arredo ufficio con eleganti scrivanie con piano in cristallo, sale riunioni e per conferenze, arredo in metallo per archiviazione e arredo scolastico. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37 Benevento. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.